Il 22, il 23 e il 24 di gennaio si vota ad Umbraacque per il rinnovo delle RSU e i candidati per la WILTEC, il sindacato dell'elettrico, chimico, tessile e gas acqua, ha presentato i propri candidati nel corso di un'assemblea con gli iscritti, simpatizzanti e i dipendenti di Umbriacque. Le elezioni per il rinnovo della RSU in Umbraacque, previste per il 22, 23 e 24 di gennaio, ha detto Doriana Gramaccioni, segretario regionale di WILTEC, sono oramai imminenti e voi verrete chiamati a votare le persone che vi rappresenteranno per i prossimi anni. Sette i candidati per il rinnovo delle RSU. Gianluca Perri, che è stato già delegato per la RSU, insieme a Francesco Pelicioni, Gabriel Leandro Toledo, Valentina Cardinali, Francesco Tini, Sauro Montanelli e Luciano Fioriti. Per la trasparenza, per la correttezza, per essere realmente presenti nei processi di riorganizzazione aziendale, perché restiamo uno strumento dei lavoratori qualunque sia il colore del governo in carica. Sono solamente alcuni dei temi che sono stati ripetuti e riferiti dai candidati che si sono presentati ai propri colleghi. Sono Francesco Felicioni, ho 40 anni, sono in Umbraacque da 4 anni, sono iscritto e candidato per la WILTEC perché credo che in questi anni l'azienda ha rinnovato fortemente diciamo, il panorama dei suoi dipendenti e credo che noi che siamo entrati relativamente da poco dobbiamo dare il nostro contributo affinché i rapporti tra i lavoratori e la dirigenza, tra l'azienda e i nostri colleghi sia sempre migliore, perché possiamo sicuramente fare battaglie insieme per garantire i nostri diritti e perché sono sicuro che l'azienda è con noi solidale nel poter migliorare le nostre condizioni di lavoro in una realtà che è quella attuale, sicuramente estremamente difficile.